qualcuno dice che dall'opposizione c'è chi è pronto a fare il salto dall'altra parte, quindi a dare il soccorso all'amministrazione. Voi che ne pensate? Di solito si dice tutti ci sta tutta la voce dei politici. Lo so, scolvanti, come fa? Anche Cerconi, che qualche volta è stato tirato anche lui in causa. Ah. Prego. Allora, sì, come dicevamo ancora a parole, i nomi che sono stati fatti, che hanno proprio passato la maggioranza, non dico sono tutti 10, ma poco ci manca. Quindi a rotazione parlato che ognuno di noi era pronto, però poi fatto di dimostrare che non era. Noi con i fatti abbiamo fatto opposizione, abbiamo fatto opposizione vera, siamo usciti con dei manifesti, siamo usciti con delle interrogazioni, abbiamo incalzato questa maggioranza appunto che io vorrei farvi riflettere su una cosa importante. Sono sei livelli di amministrazione, sono tre volte che la maggioranza ci sfugge al concorso, non una volta, tre volte in sei. Una volta il consiglio comunale fa, una volta la discussione su dirigenti è stata rimandata e oggi assistiamo a questa, io dico, vergogna, è indecoroso che praticamente non si venga neanche a discutere, oggi non si votava discutere, oggi non si votava il piano là. Oggi non si votava niente, era un dibattito politico e non si viene a ragionare, a discutere su un dibattito politico, cioè si ha paura anche di discutere. Perché? Perché il problema è che questa maggioranza ha non una frattura, perché una frattura si può andare al ciclo sicuro, questi proprio cioè non si possono parlare tutti, ormai noi dobbiamo stare ogni giorno a inseguire la comunicazione del PD, la risposta del sindaco, la comunicazione, un'altra cosa del PC. Allora se decidessero che cosa vogliono fare, se noi possiamo semplicemente tornare a casa, andare alle elezioni da capo, portare in questa città una classe dirigente che sappia governare questa città, chi non è stato capace può rimanere a casa. Io penso che il problema, cioè io non dico in questo modo, che quando c'è stato le elezioni, forti di un'euforia, vedi dei magistris, vedi qualche cosa, questa città ha avuto un sindaco che al primo turno abbiamo il 32-33% di preferenza. Al ballottaggio è stata ribaltata completamente, diciamo, quella che erano i valori in campo, perché alla fine il centro-destra aveva il 60% di preferenza. Noi ci siamo giocati questa governabilità di questa città, però quello che stiamo dicendo adesso è che quell'altra parte, quella maggioranza, non esiste. Forse qualche componente della maggioranza potrebbe lavorare bene con l'opposizione che dovrebbe fare la maggioranza. Non so se sono riuscito a farmi capire. E qua voi tante cose non le vedete. Tanti di noi vengono in commissione e operano bene, insieme a 5-6 persone della maggioranza. Il resto sono latitanti, assenti. E non si preoccupano del problema, dei problemi reali che ha questa città. Con il fatto che praticamente loro riservano il PD di piazza tutte le commissioni. Perfetto. E la città che fa? Aspetta il PD. Allora andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a votare. E poi porteremo un'altra. Noi vorremmo il bene di questa città, come riusciamo a fare questo? Dovremmo passare per mercenari non lo siamo, noi vogliamo il bene della città, che dobbiamo fare? Se non ti pretende, possiamo fare? Se non vengono a fare, se non ti decide, allora il sindaco deve fare un basta, come lo gestiamo? Insomma? Vogliamo portare avanti 3-4 punti? Ok, siamo pronti. Io mi sento pronto a portare avanti 3-4 punti. Lo dice per un governo di larghe lì, sarebbe proprio per ma queste sono proposte che deve fare il sindaco qua nel consiglio comunale, non nelle stanze di là. Hai ampiamente dichiarato anche in questa sede consigliare che lui non vuole cambiare la maggioranza, ma giustamente non la deve cambiare. Il momento in cui lui dichiarò nei primi consigli comunali che noi, innanzitutto noi fumo accusati di non presentarci ai consigli comunali, che dicevano che la sede opportuna per discussione politica era il Consiglio Comunale.
abbiamo visto. Dove una volta superato dei dubbi che avevamo inizialmente, avevamo dei dubbi sulla legittimità della presentazione del Consiglio Comunale. Dopodiché non siamo mai mancati al Consiglio Comunale. Loro, innanzitutto, ogni Consiglio Comunale era convocato alle 9 e si iniziava sempre verso le 11:30, cercando di trovare un accordo sempre al massimo livello, dove non è stato mai trovato niente. Oggi noi siamo in Consiglio Comunale perché volevamo sapere, volevamo essere spiegati dal sindaco Carlo, brava persona, che praticamente che cosa stava accadendo in questa maggioranza, quali erano i motivi di questi dissidi interni. E ecco qua, sta sotto gli occhi. Quindi poi anche per il sindaco, da brava persona, adesso sta diventando un bravo ragazzo, come si può dire. E vorrei aggiungere una cosa, perché poc'anzi ho messo di dietro. Lei questa amministrazione non sta facendo nulla, non sta facendo nulla nell'interesse della città, qualcosa fa. Va a perseguitare i dipendenti comunali che in campagna elettorale magari hanno espresso un desiderio di appoggiare un centrodestra, perché oggi si sta assistendo continuamente a quegli spostamenti mirati, spostamenti che io ritengo punitivi da parte di questi dirigenti, solo perché magari uno ha un modo di pensare diverso da loro. E questo è un fatto gravissimo, guardate, che io ricordo nella precedente amministrazione, quando è stato fatto qualche trasferimento, dall'altro lato io vedevo l'attuale assessore Amato che nell'esprimersi quasi si gonfiava la gola contro questa amministrazione di centrodestra che faceva degli spostamenti, tutti giustificati. Oggi invece non c'è giustificazione alcuna, oggi i dipendenti comunali sono continuamente posti sotto una condizione di obbligatorietà di comportarsi in un certo modo, di aderire a una certa ideologia politica, altrimenti vanno spostati sì che spettisce, senza motivazione, senza giustificazione, e continuamente io direi, e quello che chiedo al sindaco Castro è di tenere fuori da questa lotta politica i dipendenti comunali, perché ogni dipendente ha la sua dignità, non devono essere assolutamente toccati. La guerra politica non si fa nei confronti dei dipendenti, si fa a livello politico.